questi video straincazzosi. Hai dei problemi oggi, Cathy? È che sei particolarmente di buon umore oggi. Particolarmente di. Vai, Jack. Ciao, sono Marco e ho 14 anni e oggi siete più belle del solito. Grazie. Siete meravigliose. Comunque io vi devo confessare una cosa. Mi sono innamorato pazzamente di una mia compagna di scuola di musica. Anche se so che è prestino, però sono stracotto, credetemi. Direi che per tirarmi su mi basta vederla, oppure quando non riesco basta della buona musica e ovviamente voi due. Ciao da Marco. Soprattutto ci starai amando in questo momento in cui davanti a una tua dichiarazione d'amore noi abbiamo fatto le cose di casa. Però non è così vicino che vi ma no, è stato guarda, bellissimo. Sei innamorato della tua compagna, sì. Dichiarati, diglielo. Cavolo, ha detto una cosa bellissima. Quando la vedo mi sto male, mi si... Ha detto una cosa bellissima che non so tradurre perché... Bei momenti, quando capitava anche a te e anche a me. Beh, tu dichiarati, magari, insomma, è la volta buona. Anzi, glielo diciamo noi qua direttamente, ce la facciamo stare ferme. Qua no. Del database, vai... Marco si chiamava. Sì. Ragazza che fai la scuola di musica insieme a Marco... Vai, andate. È sicuramente figo, fichissimo. Già solo perché ci ha fatto i complimenti sa tutto della vita. Vai, Jack. Ultimo, ciao bellissime, quando faccio volontariato sono sempre di buon umore. Secondo voi Metallica fino al Black Album non erano il miglior gruppo metal di tutti i tempi? Il gruppo metal per quanto mi riguarda, io sono convinta che il metal l'ho conosciuto con loro e sono convinta che siano proprio stati i più grandi in assoluto, non per forza gli iniziatori, però quelli che lo hanno interpretato e suonato al meglio nell'essenza proprio del metal. Fino al Black Album... A me l'Od non dispiace. Infatti qualcosa anche dopo. Sì. Senti, per quanto riguarda la cosa del volontariato, che è un impegno veramente pesante, anche sì. Psicologicamente, è molto bello quello che hai detto, perché poi è bello quando sarà retorica, come al solito, ma secondo me è giusto anche dirle certe cose. Certo, perché non ripeterle? Se si fa del bene agli altri e si riesce ad avere del bene da questa cosa, insomma, tanto di guadagnato. Sì, si riesce a star bene poi anche con se stessi, perlomeno molto di più. Ce ne sono tante di associazioni di volontariato, insomma, se si ha la possibilità, secondo me bisognerebbe esatto. Vai, Jack. Ultimo. Yes. Dove abita Mastro Lindo? In via Calvi. In via Calvi. È bellissima. Grazie. Andiamo a guardarci a Ozzy Osbourne con I Don't Wanna Stop. Grazie. Che bello, come ci divertiamo qua a Database. Questo lunedì stiamo parlando di buon umore. E quindi 338-81-11-877, cosa fate voi per farvi tornare il buon umore oltre a guardare il Database del lunedì? E a limonare. E a limonare con la vostra compagna preferita. Allora, Jack, noi siamo disturbate mentalmente, ma questo già lo sapevi, e quindi abbiamo deciso che continueremo questo blocco presentando in maniera inebriante, perlomeno siamo originali, no? Vai, Jack. Mi dissocio. Ecco, non importa. Pazzo scrive alla cazzo madre vuoi, da un manicomio. Mamma, sono quasi guarito, oggi mi hanno fatto i raggi, e se domani mi fanno i cerchioni mi vengo a casa in bici. Vai, Jack. Barzelletta, registrazione in studio di Power Metaller. Ragazzi, che caldo, perché non montiamo un condizionatore, così ci facciamo una sonata artica. Dai, te la spiego dopo. Ok. Ma sei sicuro? Dai, una sonata artica, sai, una band. Vai, Jack. Mi sta venendo l'ansia. Vai. Seriamente, mi mettono di buon umore le lunghe passeggiate al mare, i bambini e le persone in generale. Il buon umore è contagioso. Beh. Ah, su quello siamo d'accordo, abbiamo sentito tra minchiate che ci avete scritto ci è cambiato proprio la giornata da così a così. Grazie. Volevo dirti, non so se te ne sei accorta, hai un appendino nella giacca. Io sono un appendino. Sono un appendino, questa era la battuta di Cathy del lunedì 29 dicembre. Vai Jack, puntatone oggi, ho i brividi. Cazzo, cosa fai durante le vacanze di Natale a proposito? Vai, Jack. Ciao belle, sapete qual è il pesce più veloce? No. Il tonno insuperabile. Il
Tono insuperabile. Jack, dimmi quando è l'ultimo, eh. Mamma mia, ragazzi. Dai, l'ultimo? Che bello. Era l'ultimo o no? Adesso l'ultimo. Dai. Ciao, sono Nico di 12 anni. Barzelletta. Olè. Cosa ci fanno 1000 cinesi sotto la pressa? Non lo so, non lo voglio sapere. Dobbiamo saperlo per forza, Le pagine gialle. Mamma mia, ragazzi. Guarda, ride anche il camera al momento di Alter Bridge con Open Your Eyes. Oh, Alter e Ketty, troppo forti. Nel numero uno. Minchia. Vai. E vola, l'aeroplano. Erano gli Alter Bridge, veramente bravi. Pensiamo siano una band, un progetto davvero meritevole. Quindi ve li abbiamo passati con questo videoclip e soprattutto un videoclip che ci è stato richiesto, questo sì, volevi dire, sulla pagina di Alter e Ketty, Facebook e MySpace. Quindi mi raccomando, vi aspettiamo Alter e Ketty, dove potete fare le vostre video richieste. Noi in genere una ma anche due ogni tanto le passiamo a seconda delle puntate. Con la primavera quest'oggi abbiamo deciso un pochino così di fare una puntata frizzante, leggera. Ci sta piacendo, ci stiamo divertendo. Quindi vai, check. Mazza brutta oggi. Una principessa o un rospo? Ma se ti bacio diventi un principe. E lui? No, quello era mio fratello. A me lo devi succhiare. Dai! Jack! Ma allora! Jack! Chi è che scrive? Si ferma? No. Che ti pareva con una barzelletta? Sì, comunque in TV principessa non si può dire. Ah, è vero. Infatti, diciamolo, ma magari era da scrivere. Capito che siamo a Rock TV, zio, qua è ora pranzo, cioè, facendo passare l'appetito. O forse... Niente. Vai, Jack, non... O forse... Niente. Barzelletta, una scoreggia o un'altra? Ma cazzo, ma... O c'ho al buco, Ragazzi, però la domanda inizialmente era un'altra, cosa fate voi...